e inspirare. Divertiti e... Terzo. Apri la porta. Oh, grazie al cielo sei qui, siamo pronti. Salve. Molto bene, signori, possiamo cominciare. Anzi, prima di cominciare io vorrei fare un ringraziamento al signor Marronaro per l'ottimo lavoro come allenatore nella scorsa stagione. Ah, grazie, veramente. No, sono Marronaro io che devo ringraziare voi. Il signor Marronaro è andato in pensione l'anno scorso, lo ricordavo. Sì. Cioè, abbiamo ora a sostituirlo il validissimo signor Poretti. Sì, Poretti, quelli che mi capitano sotto. Però c'è anche, quando il caso dice la combinazione, non tutti sanno che io ho attinenza con Marronaro, in quanto il mio soprannome, anche per i miei metodi, visto che io amo questo lavoro, è metterci il cuore, ma anche i da lì Marronaro, anche perché ogni tanto sparo, diciamo così, per divertire delle cazzatine. Beh, sì. Il signor Poretti allena la squadra di prima media, e i ragazzi come sono, signor Poretti? Ma i ragazzi sono un po' più medi. Delle medie sono medie. Io volevo farle presente che secondo diversi genitori i suoi metodi di allenamento sono un po' troppo rigidi. Rigidi in effetti, ma efficaci. Efficaci. Ascolti, ieri mio figlio è tornato a casa con due occhi neri. È uno schema e si chiama il mimetismo. Serve una cosa che fa parte del mio metodo che io ho preso dal grandissimo Sharap, il grandissimo allenatore, ed è un metodo che serve a eludere la sorveglianza dell'avversario. Allora, sul calcio d'angolo posso fare anche uno schema. Sul calcio d'angolo il mimetismo consiste nel non puntare la palla, ma puntare i guantoni in uscita del portiere. In questo caso Moretti va sul portiere, che purtroppo può colpirlo negli occhi, da lì l'occhio nero. Da dietro arriva Sarmeni che incoccia e sigla. Capito? In realtà mio figlio mi ha raccontato che è accaduto durante l'allenamento facendo quell'esercizio che si chiama tipo il passo del giaguaro, una cosa del genere. Il passaggio del giaguaro è sempre uno schema, serve a forgiare, a temprare questi ragazzi che sono un pochettino moscetti. In compenso il signor Poretti mi ha ripetuto più volte che secondo lui l'obiettivo primario di ogni sport è il divertimento, è vero? Certo, ovviamente, prima c'è il divertimento, però poi c'è anche l'entrata. Voglio dire, non ci si può solo divertire, uno deve anche ottenere il risultato. Cercare di mediare le due cose per ottenere il risultato. Sì, scusi, però mio figlio martedì è tornato tardissimo dall'allenamento. È stato chiuso 3 ore nello sgabuzzino, non mi sembra una cosa divertente. Ovviamente, signora, mi scusi. Noi abbiamo sempre nel metodo il metodo dello spurgo. Noi finito l'allenamento noi facciamo defatigare i ragazzi e li mettiamo in isolamento, così possono spurgare dalle tossine, riprendersi e tornare all'allenamento con una certa forza. Ecco il motivo della chiusura. Per oggi tocca uno, domani tocca un altro, serve per rigenerare la squadra. Senta Poretti, mi scusi, io adesso la sento parlare del mimetismo, il gioco saxiano, sì, va tutto bene, però resta il fatto che siamo ultimi in classifica a 15 punti dalla penultima. Come si spiega questa cosa? Purtroppo io sono subentrato quando l'esimio collega Marronaro aveva fatto già le sue marronate e abbiamo totalizzato un totale di... No, un totale di niente. Lei gioca senza portiere. Che modulo è? Allora, intanto le spiego. Io sono per il portiere attaccante, a presente nel calcetto. Allora, sempre per lo schema del mimetismo, nel momento in cui il portiere si mimetizza, quindi riesce a prendere il posto, per questo usiamo anche quelle magliette che le ho chiesto, quelle cangianti, sì, no? Poi le vediamo le magliette. Quando lui passa nella posizione del terzino, il terzino a quel punto dovrebbe ricoprire il ruolo del portiere. Il portiere si sgancia in avanti, scende giù l'ala destra, crossa al centro, il portiere di testa, perché non se lo aspettano, il mimetismo si può. Ma oltre a essere un tecnico... prendere queste mattina e sera, c'è scritto nandrolone anabolizzante. Sì,
sì, in realtà è la confezione, in realtà io dentro tengo appunto delle caramelle balsamiche che do ai ragazzi. Non usiamo il cerottino, noi non piace molto questo cerottino che viene messo. Però scusi, noi diamo questo figlio... per aprire il... Per la respirazione è fondamentale. Oggi il calcio si basa sulla corsa, giusto? Allora, si basa sulla corsa il calcio, è tutto agonismo. Per cui avere delle caramelle balsamiche, poi adesso nandrolone, non nandrolone, questi son dettagli. D'altronde abbiamo la fortuna che da noi il doping per ora non c'è, per cui... Infatti, anzi, io sono convinto che questo confronto sia stato molto utile. Ci siamo... Ma che... Sento un rumore. Cos'è? Ma... Cosa? Ma chi è? Oh santo Dio! Oddio! Mister, io ho spurgato, però ecco, e mi sono tolto la museruola perché non ce la facevo più, ho lasciato questo. Intanto tu dovresti essere con quelli della classe femminile, non, lei non fa parte della mia squadra. La prima C femminile? Prima C femminile! Sia chiaro, prima l'allena sempre lei, sempre, sempre. Gianmarco Tognazzi. Aspetta Gianmarco. Gianmarco. Dica. Ha detto delle cose così incredibili che sembrava una conferenza stampa di Mourinho, devo dire. Sì, sì, io mi sono ispirato a lui, appena ho capito dove andavo, ho cercato quell'ispirazione, persona che ammiro. Allora,